E signori, in attesa che il mio monitor risponda, salve a tutti, ultima partita di questo girone d'andata, che oserei dire molto al di sotto delle aspettative. Non che mi aspettassi di avere 86 punti adesso, però sinceramente ragazzi, qualcosa di più mi aspettavo. Questo ragazzi è un campo difficile, è un campo dove l'anno scorso, nonostante abbiamo vinto 3-1, abbiamo veramente rischiato di non vincere. E oggi, proprio per celebrare una vittoria veramente assurda dell'anno scorso, ho deciso di mettervi la clip. Punizione pericolosissima, è finita. Vabbè Rami, dalla punizione, io contro Tarusano c'ho paura ragazzi. Oh, vabbè Rami. Rami, alla sua maniera, buca da Tarusano. E l'ho detto, ragazzi, punizione dal limite è finita. Va Berami contro Tarusano, ho paura. Qua Maignan l'avrebbe presa. E poi fa quel passettino. Krunic dentro! Krunic dentro! Sì! Ballo! 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 Assist di Krunic per Ballo Touré. Alla Giroud. Per lui. Via anticipato da Serginho destro, caricando il Rebic, Leao, 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 Tarafa, 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 Rafa, Rafa, qua vedi come Rafa, Rafa, scavetto, l'umiliazione a quel portiere che ha preso tutto. E signori, sponsorizzano l'album dei calciatori che ragazzi quando ero piccolo ho fatto per il Milan, un casino di anni. L'ho iniziato nella stagione 2008-2009, quell'album lì l'ho finito, che l'ultima volta che l'ho fatto è stata seriamente la 15-16, poi l'ho rifatto anni dopo ma non è che ci abbia prestato tanta attenzione. Tra l'altro il primo anno che lo feci, la 08-09, quell'album dei calciatori lo finì scambiando le figurine, ma me ne mancava una sola ed era Ronaldinho. Io andai, in lungo e largo non c'era internet, Facebook a quei tempi lì, quindi io andavo nelle scuole a cercare sto Ronaldinho che nessuno aveva. Quindi praticamente quando feci la lettera per ordinare la deposta, ordinai Ronaldinho più tutti i pacchetti degli aggiornamenti. Nulla praticamente, di spedizione che di figura. Comunque ragazzi, tornando a noi, formazione solita, solita nel senso solita piena di infortunati, torno a giocare i titolari nonostante in Coppa Italia non si sia giocato male. Io mi vado a cambiare, poi facciamo discorsino. Vi ricordo che l'internazionale su questo campo ci ha vinto solamente 1-0 con un, quando va messo, va messo, gran bel gol di Di Marco. E anche altre squadre comunque ragazzi hanno assai faticato l'Empoli, perché a mio avviso è un campo molto ostico. E ragazzi, vincere, dato anche gli ultimi risultati del Milan che doveva vincere anche a Salerno, non è per niente scontato. Si inizia ragazzi. Mi piace questo Adli titolare ragazzi, mi piace veramente tanto. E io continuo veramente a ripetermi, perché questo ragazzo, ma è una domanda che ci facciamo tutti, che non avremo mai risposta, perché questo ragazzo prima d'ora non abbia praticamente mai giocato. Ciao, ciao grande Randers, attenzione, tira. Ok, va bene, primo tiro c'è. Primo tiro c'è dopo 2 minuti e 05. C'è stata una mezza svista difensiva finora, non è che ci sia stato chissà cosa. Però, ripeto ragazzi, 2 minuti e 5 non puoi trarre conclusioni. La partita è ancora lunga. Non date palle basse a Giroud, sono inutili ragazzi. Oh, ragazzi, un passaggio. Non chiedo tanto, veramente un passaggio. Porto di quello che dici anche i numeri, perché l'anno scorso il Milan era la terza squadra che concedeva meno ripartenze. Quest'anno in campionato è 17esima in questa classifica, vuol dire che è una di quelle che concedono di più. È colpa dei giocatori, vero? Io non mi esprimo perché sennò poi cominciate con 2450 pipponi e non ho voglia. È assolutamente colpa dei giocatori. Possibile. Sì. Tocca Baldanzi. Baldanzi sinistro, male, fuori. Adli ragazzi c'ha dei piedi da paura, ma è lento. Io mi prendo la responsabilità di muovergli una piccola critica. È troppo lento. È anche vero che uno che non gioca mai, in allenamento va una velocità e in partita vai un'altra. Quello è normale. Pulisic dentro Calabria, palla dentro, viaggia tutta l'area ragazzi. Questa è una cosa troppo comune ultimamente, però. O i cross sono alti e sterili che finiscono o alla difesa o al portiere o direttamente fuori. I cross bassi ragazzi, nonostante ci siano tre
4 persone in mezzo all'area vanno sempre a vuoto, sempre a vuoto. Reinders, spazio per andare dall'altro lato, mandato fuori giri Cambiaghi, apertura per Leao, prima chance vera di uno contro uno con Ebuei. Leao palla dentro, Loftus Cheek, rete all'undicesimo, secondo gol stagionale per Loftus Cheek, assist di Leao che non fa gol ma almeno gli assist li fa. Una ripartenza fatta a modo, un contropiede sfruttato, ce l'abbiamo fatta, la strada è ancora lunga ma ce l'abbiamo fatta a portare a termine un'azione di gioco. Cioè ragazzi, questo è tanto, ma è tanto tanto. Bravissimo Adli a difendere la palla, buono il retropassaggio di Loftus Cheek, scusatevi Giroud, abbiamo rischiato di perderla 2 o 3 volte, eh. Caputtana il Teoro, ho versato tutto. Palla dentro di Leao per il giocatore inglese. Certo ragazzi, che se mi spoilerate il gol in chat siete delle merde, eh. Mentre contro l'Empoli non poteva mancare la tazza del Pisa, giustamente. Attenzione a ancora Baldanzi, palla dentro, ancora lì, bravissimo Teo Hernandez. Spacco tutto quando si vince, spacco tutto quando si perde, normale. Loftus Cheek dentro Calabria, cerca Giroud che ragazzi, ripeto, è veramente lento. Ragazzi, Giroud ha fatto un passaggio, cioè un pallone solo toccato è finito dove doveva andare a finire. Del resto ragazzi, ogni palla toccata da Giroud, quando l'ha toccata, è preregalata all'Empoli. Teo Hernandez, ogni tanto la licenza di sganciarsi ce l'ha, se ne va palla al piede. Teo Hernandez è andato, c'è Pulisic largo, no, perché tiri, perché tiri col piede che non è neanche il tuo, quando c'è Pulisic lì a destra, un po' più altruista, ti sei fatto tutto il campo a palla al piede, va bene, però c'è, si gioca in 11 a pallone, caputo, Cambiaghi lo fate tirare, si alza troppo, però qua forse Mignana aveva visto che era fuori, però a noi siamo temporeggiato un po' troppo perché Baldanzi, ecco, lo spavento prende lo stesso, soprattutto da quella prospettiva lì. Si è fatto male voi. Oh, una volta che si fa male qualcuno degli altri, minchia, ma c'è i polpacci alla Castiglieco, così. Qua si è fatto male. Allora, a vedere dall'infortunio, se giocasse nel Milan starebbe 3 mesi fuori questo. Ma siccome non gioca nel Milan, secondo me tra un paio di settimane torna in campo. Adli va dentro, troppo lunga. Controlla Loftus Cheek, la butta dentro, va Lukiewicz. Sarà altro angolo per il Milan, con dei giocatori del Milan che stanno protestando per questa trattenuta iniziale di Malè. Palla che scende, tocco di mano, infatti la penna ci deve aspettare. Oddio, beh, a rivederlo probabile. Benissimo, oh, se danno rigore io non voglio sentire mezza persona che si lamenta, mezza persona che dice però quando zitti VAR, non mi capacito di come il calcio sia uno sport così ignorante, dove quando uno fa fallo di mano la senti perché il senso del tatto ce l'hai. Cazzo, hai fatto fallo, dillo. Nel tennis quando fumetto un'infrazione lo dicono. Attenzione, vediamo cosa dice l'arbitro. Calcio di rigore per il Milan, fatto fallo di mano, a parte che non sia super evidente, dillo, cazzo. Punto. Fallo di mano. Ammettilo, almeno stai zitto. Che sport di merda che è il pallone, ragazzi. Che sport di merda. Giroud contro il portiere dell'Empoli. Caprile. Ah, che ha parato il rigore settimana scorsa a Cagliari, è vero. L'ho visto in diretta. Giroud viene da un rigore sbagliato, credo, forse. Va Giroud. Adesso viene da un rigore fatto. Traversa gol. 31esimo. 2-0 per il Milan. Rete di Giroud. Lui non segna mai a San Siro. Segna sempre fuori. E questa è la conferma. 2-0. Giroud al 31esimo. Stavo per dire l'ultimo rigore del Milan, che appartiene a un mese e mezzo fa, ovvero contro il Borussia Dortmund, sbagliato da lui esattamente a San Siro. Adesso il primo che si lamenta, porca puttana, lo caccio in tomba, perché non dovete lamentarvi dei rigori del Milan adesso. Il problema Florenzi, secondo problema forse muscolare della giornata. Cosa? Qui si allunga la lista dei problemi del Milan. Ma dai ragazzi, scuote la testa, dice no. Pioli. I tuoi preparatori. Stefano Pioli, Jimenez. Federico Sala. Attenzione. Anche se Simic a me non avrebbe fatto schifo, ma vabbè. Calabria fallo. Questo è giallo. Questo è giallo. Culo che ti ha richiamato. È culissimo questo. Cambiaghi, Calabria, scivolata. Qua c'è il giallo. Fallo e cartellino. E si torna da Kier. E si torna addirittura da... Ragazzi, io questa cosa non l'ho mai sopportata. Che si vinca o che si perda una costante. Si arriva in area, la difesa si alza di un metro,
noi torniamo al portiere. Pioli, non c'ha un cazzo di senso. Penso adesso finisca il primo tempo, perché siamo già 48 e 25 adesso. Finisce qua, ragazzi, finisce il primo tempo 2-0. RLC e Giroud su rigore. Ci vediamo per il secondo tempo. Sono una stanchezza assurda. Mi sa che vince 0-3, magari, guarda. Ci siamo, ragazzi, per il secondo tempo. Battiamo noi. Comunque, per ora MVP indiscusso, Loftus-Cheek. Gol e rigore procurato. Che gli volete dire? Si inizia. Oh, Reinders non gliela togli la palla dai piedi, eh? È incredibile. Luperto. Baldanzi si gira, Baldanzi, in area, su Baldanzi destro, Mignano. Primo tiro in porta dell'Empoli, 51esimo. Hanno tirato più di noi, ma non l'hanno mai colta. Attenzione, Jimenez, oh, cosa ha fatto? Che ha fatto Jimenez? Lo serve sui piedi. Leao. Loftus-Cheek, che forse tira. Destro. Lo stringe troppo. L'avevo vista in porta. Onestamente l'avevo vista in porta. Gran bel tiro. Poi se sei sul 2-0 te lo puoi anche permettere, dai. Però è vero che l'azione poteva ancora una volta essere sfruttata meglio, perché c'era Pulisic libero. È vero che veramente 20 cm più a destra, questo è gol. Possibilità del cambio di lato per Leao. Arriva puntuale, uno contro uno per Rafa Leao con Jasi, cerca il sinistro. Leao sul fondo, la palla dentro verso palo, Pulisic. Pulisic, la paratissima di Caprile. Paratissima, paratissima di Caprile. Calcio d'angolo. Vabbè, non che il colpo di testa fosse irresistibile, però gran colpo di testa. Adli dentro Leao. La Rabona per Rabona. Hernandez rimane. Traffico lì, male, la mette fuori. Madonna, ragazzi, che fastidio, però, quando sprecate sti palle gol inutili. Perché la Rabona? Perché? Reinders, destra per Leao, questa è buona. Leao. Libera il destro. Ma perché? Mi devi spiegare perché tiri così? Sei a 6 metri dalla porta, calci 9 metri in altezza. Ma io mi chiedo perché. Puoi appoggiare, puoi fare qualsiasi cazzo di cosa. Ma quando poi contro la Roma o l'Atalanta, perché tanto saranno partite veramente toste, farai così? Io in che modo ti posso giustificare? Adesso ti posso giustificare che sei sopra 2-0. È vero che non segni da metà settembre, ma quando poi le partite si fanno complicate, mi spieghi queste cose? Che cazzo di senso ci hanno? Copiato con Reinders, cercato proprio lui. Stop di Ranocchia. La mette arretrata dietro. Attenzione, palla dentro. Cambiaghi. L'esterno calcia male. Altra chance però per l'Empoli. Stiamo rischiando una partita in cui veramente non c'è da rischiare. Io, riusciamo a fare un clean sheet almeno oggi? E poi Ranocchia, palla dentro. Jasi. Dicono no. Aia. No. Raccoglie il braccio destro verso. No. Mi dispiace, no. Era proprio così. Loftus-Cheek MVP. Cioè, se Milan adesso ne fa altri 4, comunque l'MVP è Loftus-Cheek. Proprio indiscusso. Sugli esterni. Subito guizzo di Cancellieri su chi. Cancellieri, attenzione sinistro. Meignan rimane lì. Sulla respinta, Teo Hernandez. Fa il Meignan. State a vedere, fanno gol. Io non voglio commentare, perché se poi commento sono cattivo. Vediamo come va a finire sta partita. Perché, ragazzi, manca ancora 20 minuti. Sodi. Musa, palla dentro verso Jimenez. Dentro Leao. Questa poteva essere buona. Poteva essere buonissima. Semi rovesciata, Murato. Il Milan che però torna a costruire. Deve fare 3-0 prima che loro facciano 2-1. Tanto un altro gol ci scappa sicuro. Ci scappa sicuro un altro gol, ragazzi. Arriva forte il sinistro, ma va sul destro. Cancellieri prova. Cancellieri, bravissimo. Bartesaghi ancora lì. Bartesaghi per ancora Cancellieri. Cancellieri. Cambiaghi. Però anche qua, ragazzi, una disattenzione difensiva. Qua se ci mette un Lukaku o un Dybala, ragazzi, questo è gol. Entrano Gabbia, cioè neanche il tempo di farlo tornare già lo manda in campo. Gabbia, il Krunic della difesa. Cioè, io posso capire tutto, ma mi spieghi cosa ti costava mandare in campo Simic? Tu c'hai questi giovani talenti, magari non talenti, ma giocatori bravi. Poi a volte li devi far giocare perché le alternative giocano bene. Oh, attenzione, ma c'era lui, perché non ce ne siamo accorti prima? Perché non li fa giocare. Che palle d'allenatore che ci abbiamo, ragazzi. Destro che gira, Giroud. Cambiaghi al volo. Cambiaghi, bravissimo Traoré. Pulisic. Pulisic scappa. Due contro uno, vediamo un po'.
Pulisic. Traoré, puoi farlo. E l'ha fatto di nuovo. Il primo gol in Serie A. L'ha fatto di nuovo all'88esimo. Perfetta. 3-0. Game, set, match. Oh, ci voleva Chuck Traoré per mettere un contropiede in porta. Vi immaginate Leao quali cose veramente disturbanti avrebbe fatto al suo posto? Io non oso immaginare quante cose di merda avrebbe fatto Leao al suo posto. E il dribblinghino è quello di qui e il tacchino di là. Peso la palla, uno, due tocchi, il secondo è stato il tiro, quindi un tocco, tiro, gol. Basta, questo serve. Se ci fosse stato Leao avrebbe dribblato il difensore, poi avrebbe dribblato l'altro che intanto è rientrato, poi avrebbe provato a saltare il portiere, 2500 cose inutili. Chaka Traoré, passaggio, controllo, tiro, gol, fine. 10 gol segnati a Empoli in 3 anni, non male. Pulisic, Jimenez, finisce qui, finisce 3-0, il Milan fa una partita quasi perfetta, concede parecchio a livello difensivo, nonostante questo però, bravo a non subire gol. Terzo clean sheet in 4 partite di campionato, questo è molto importante perché Monza, Sassuolo e Empoli, in mezzo c'è stata la partitaccia di Salerno. E ragazzi, vi ringrazio di aver partecipato a questa live e anche poi chi vedrà il video. Da Adri è veramente tutto, ci vediamo per Atalanta-Milan, questa sarà molto tosta.